Si dovrebbe sentire. Hello, wow! E benvenuti in questa nuova live di Axel Axolotto, in cui proverò a giocare a Toho Project. E beh, vediamo un po' come si evolve la situa. Se la connessione regge, penso di no. Però potrebbe, può darsi che ce la faccia, visto che è un gioco abbastanza semplice. Intanto vado qua su. Qua e faccio ok, sono in live youtuber, hashtag youtuber ita, hashtag ita youtuber, hashtag axolot, boh, hashtag toho project, hashtag oh. Boh. Intanto condivido qua. Beh, provo a starci un attimo. Comunque, ok, non so se si sente l'audio, voglio un attimo sentire. Oddio, non so se si senta. Devo provare un attimo qua a capire. Un attimo a fare così. Ok, forse non si capisce, forse non c'è l'audio. Come Cristo faccio a far funzionare l'audio, scusami. Ok, forse non si capisce, forse non c'è l'audio. Come Cristo faccio a far funzionare. Ok. Forse ho capito qual è il problema, però devo riavviare. Ecco qui, riavvio un attimo. Al massimo mi ammazzerò i timpani, però è per una causa buona e giusta. Ed è veramente cosa buona e giusta ammazzarsi i timpani per giocare un po' a un ballettel. Ah. Intanto se cominciare. Vabbè, aspetta, abbassare un massimo un attimo. E comincio con modalità normal. Dai. Oddio. Non so come si sentirà, però mi sto sturando i timpani e. Oddio. Marisa o scelgo Reimu con i classici proiettili, parto di base. Dai, però così non è abbastanza semplice e non e sto ancora diciamo primo stage, primi secondi di gioco. Penso fosse molto peggio in realtà. In realtà questa roba qua tipo non dovevo neanche farla. Oddio, non si sento più niente. C'ho un timpano sturato. Comunque questo tipo di live manco lo dovevo fare. Questa cosa qua manca la dovevo fare sul serio. Devo semplicemente tipo boh, volevo giocare un po'. Però boh, ho deciso di farla perché sì. Tanto per registrare, diciamo, i miei stupidi tentativi di vittoria. Dio santo, finisco sempre con uno sputo di vita. Cristo santo. Rumia. Che ancora non ho capito che grado di parentela abbiamo con Rumia. Madonna, beduina bastarda. Dio santo. Perché non muoiono ste fatine? Crepate e basta, per favore. Potete semplicemente crepare? No, non possono, è illegale. Dai, ok. Sta bene qui fuori, non ci sono molti spiriti durante il giorno, quindi comunque dentro la fortuna di notte, ma è molto buio qui fuori e non so dove andare. Comunque, vabbè, la notte comunque al di fuori del tempio è una cosa molto romantica. Oh, wow.
E qua abbiamo incontrato Rumia, che era il boss di prima. Però, qua infatti rimane per il come che gli diciamo che è Night Blind, quindi sei una cieca notturna, tipo. Comunque, vabbè, lei incontra solo persone che lavorano di notte. Pu puoi mangiarle se ti pare, questo qua che non ho capito perché. Ah, è così? Beh, i fiori in Mogwai, vabbè, se stai sulla mia strada, non rompere il cazzo. Sei quel tipo di persone che posso mangiare? Hai mai sentito il detto, comunque, good medicine, vabbè, taste bad. Comunque, la medicina buona, comunque, non so come posso descriverla, come tradurla bene, però comunque fanno schifo, le medicine buone fanno schifo, non lo so, comunque è quel... Oddio. Sto riuscendo a batterla. Comunque quel fatto del... Io stavo vedendo tipo dei video, dicevo vabbè dai, così magari lei non vuole che si mangiano cose. Cioè tipo allora, ho visto un video là in cui diciamo quel gas che parodia al... Oh no, Fata X si è mangiato una bambina. Oh no, vai a chiedere scusa ai genitori. Lei... In realtà nel gioco lei se ne frega. A lei non frega niente. E questo è il bello di lei nel gioco. A lei non frega un cavolo di nulla. Comunque ciao Dogni. Quello di in realtà Reimu è che è pigra come la merda, non gli va di fare un cazzo. E niente, semplicemente se ne frega. Potrebbe essere distrutto Jinsokyo e lei se ne fregherebbe altamente. Cioè, è quel. La sua pigrizia è diciamo uno stile di vita, è quel chi se ne fotte degli altri. È un menefreghismo misto a pigrizia. E ho battuto intanto Rumia. Forse. Vabbè, quella della medicina non ti può far del bene se non la mandi giù. Ingoio Reimu. Però non dovresti stoppare tutto quanto e volevi fare quello che vorrei fare, però è quella. Fotte sega, non mangerò Reimu per oggi. La risparmio. Diciamo che è uno di quegli umani che probabilmente non mangerei. Non che mangerei umani, però è quel. Boh. Cioè, tecnicamente non sto facendo nulla di male se ne mangio uno. Un mozzichetto, un assaggino. E poi va bene se ci provo. Intanto siete umani. Un mozzichetto non è che fa male. E poi con un mozzichetto si intende quello là che danno i compagni di classe i panini. Quando si sta alle elementari, beh, altro che mozzichetto. I shuriken così. Come Cristo si chiamano questi qua con le punte? Sì, guarda che voglio fare a me, Reimu. Grande protettrice del tempio Eientei. Che io pensavo fosse semplicemente Entei. L'ho fatta fuori, però sono morto subito dopo. Minchia. Ok. Piccioni di pezzi di carta, fogli di carta. Oddio. Sono i giornaletti porno questi. Chi è che si diverte a lanciarli per strada? Not funny. Non sto ridendo. Ok. Oh, ma perché questo lago è così grande? Comunque la visibilità deve essere diciamo compromessa dalla nebbia. Forse ho un brutto senso dell'orientamento. No, in realtà, devo pensare di avere un brutto senso dell'orientamento. In realtà sono io, Cirno! Che se ne fotta il cazzo ovviamente di mostrare la strada. E diciamo che fa la tsunderina di merda con noi. Sto facendo schifo in sta partita. Deve concentrare molto di più. Puoi morire, basta. Non riesco ad avvicinarmi. Non posso toccare le loli, lo so, però è quel. Voglio solo avvicinarmi e dare un caloroso abbraccio. Così si scioglie tutta. Ripeto, un caloroso abbraccio. Puoi semplicemente. Morire male per favore. Ah, ok. Non so cosa fanno questi cosi blu. Però c'è scritto punteggio, quindi penso sia qualcosa di utile.
Mi sto sorprendendo delle mie doti visive che non ho perché ho gli occhiali. Sto laggando nel gioco per colpa di Streamlabs. Come faccio a laggare su Windows 98? Computer, mi stai per... Computer, mi prendi per il culo? Questa qua è una presa per il culo bella e buona. Poi non so neanche se si sente la musica di gioco, perché la cosa più bella è la musica. Questo gioco qui in realtà deve essere pubblicizzato come... Era per pubblicizzare un album musicale, comunque sempre di Zoom, che ha deciso di farci un gioco attorno. Quindi ovviamente questo qua dovrebbe essere musica e basta. Raffreddore. Non mi prenderò un raffreddore da aria condizionata. Voglio anch'io il cerno come aria condizionata. Voglio anch'io il cerno condizionatore. Tutti ne abbiamo bisogno di un cerno condizionatore, soprattutto in queste torride giornate estive. Comunque ok, fammi sparare un po'. No, no, cosa sono? Come cavolo si chiama? Denti di leone, diciamo, tipo quelle piante. Non, in realtà non so cosa questo siano. Comunque sto facendo veramente schifo oggi, dovrei concentrarmi di più. Però o parlo oppure gioco. Devi fare una partita decente, non dovrei manco guardare la chat. Le chat. Ho una zanzara che mi sta davanti la faccia. Non metterti sulla mia mano, zanzara. Non è il momento. Sium. Ok, dai. Non ci sto più capendo un cazzo, però va bene così. Sì, ok, non ci sto più capendo niente. Ogni tanto lancio gli sguardi alla chat per vedere se qualcuno scrive. Ma intanto nessuno sta facendo per ora. Ong. Ong. Bella cara Ong. Stai ancora dormendo sul posto di lavoro, eh? Vedo che stavi dormendo sul posto di lavoro. C'è la faccia che è un botto inquietante, cioè. Fatti curare. Devo fare piccoli movimenti, piccoli e rapidi. Tanto qua un one up. Tanto così, cioè lei è un genio perché tipo si fa in modo che noi la seguiamo dentro, diciamo, la villa, scappando dentro la villa. E quel, se non devi andare in un posto, non devi far andare un nemico in un posto, non ci vai dentro tu. Un po' devo evitare sta merda. Io mi dimentico che ho i proiettili quelli fighi. Cioè ho le bombe. Proiettili fighi. Bombe, in realtà dai, dunque. Le spell card. No, devo prenderlo. Io ancora non ho capito di preciso cosa. Perché qua ci dovrebbe essere un punto rosso che dovrebbe rappresentare la hitbox, ma cioè bianco e rosso, ma non c'è. Io non, cioè, penso che la hitbox sia più o meno la parte bianca del vestito in mezzo ai capelli. Però tecnicamente non la vedo la mia hitbox. Più che altro che dovrebbe essere visibile. E invece devo andare a cazzo duro senza futuro contro una tizia cinese di mer. Non la contro i cinesi, ma lei fa veramente schifo. Soprattutto nel suo lavoro. Oh yes, proiettili d'arcobaleno. Non so se si senta la musica nella live. Adesso vado a vedere, non si sente, bestemmio forte. Tutto me ne frego di come si fa adesso. Voglio schiattare, uccidimi. Aspetta, voglio un attimo a fare così. Però no, me ne dovrei forza schiattare. Ma per favore posso schiattare, se no aspetta mi tocca fare così. Voglio quittare, sì. Ah ok, allora sono morto inutilmente, però voglio ricominciare, però voglio vedere un attimo com'è Reinhard. Però voglio provare stavolta Reinhard con Marisa e con il Magic Missile, con il missile magico. E, diciamo che è più veloce, Marisa è più veloce e più precisa. Quindi colpirò meno nemici, magari avrò un po' meno potenziamenti, però avrò più precisione, che in, diciamo che in hard è utile. Però devo capire io quali sono gli oggetti, devo prendere gli oggetti che devo schivare.
In aiuto vengono i miei occhiali. Comunque poi dimmi se la musica è troppo alta, che se la abbasso un po'. Che se la musica è un po' troppo alta posso pure fare così. E si dovrebbe sentire meglio, magari un po' meno forte. Meno. Oddio, sto facendo veramente di uno schifo tremendo. Ma perché mi preoccupo della live? Chi se ne frega della live? Devo concentrarmi sugli attacchi. Vai. Non mi posso far uccidere troppe volte dal primo boss. Sei solo Rumia. Se la lascio sempre con quello sputo di vita. Puru pu pu puru pu puru pu. Non ti devo. Non devo. Ogni tanto, oddio, c'è un calo di frame rate altissimo. Non so se è una cosa proprio di. No, no, ok, no, è seriamente. È il lag. Sto laggando su questo e non laggo però su Minecraft. Che bello. Cioè, Minecraft non arrivo, lo vedete a scatti. No, no, io adesso sto vedendo. Sto gioco a scatti. Come connessione, per favore. Vabbè, comunque ci fosse Remo direbbe comunque oh, wow, che cosa romantica. Comunque ah, io odio queste notti. Incontri soltanto gente strana a quest'ora. E ovviamente tipo che cazzo chiami strana? E nessuno è nessuno sta parlando di te. Oh, capisco, immagino di no. Ma perché tieni le braccia così? Che infatti tipo è quel dovrebbe essere un santo crocifisso. Dovrebbe essere Gesù Cristo. A me sembra soltanto un'autistica di merda, però va bene. Secondo me mi dissocio, però per me è soltanto una cosa stupida. Ok, cosplayer di Gesù Cristo. Siamo solo io, te e sti minchia di proiettilazzi. Basta con ste palle, me le hai rotte. Pure le zanzare che mi girano intorno e mi fanno perdere attenzione. Pam pam. Sì, ma. Ah, è vero, lei c'ha il raggio laser. Io pensavo di stare giocando ancora con cosa? Con. Come cazzo si chiama? Con Reimu. Con. Nekomi Koreimu Aishiteru. Non so cantare. Ai Dio santo. Te però non ti voglio bene, a te ti odio. Puoi schiattare drambiatamente, per favore? No, no, non muore, non muore. Guardala che non vuole morire. Schiatta e basta. Comunque ho cominciato a guardarmi Anime Memories of Phantasm. E adoro l'utilizzo delle colonne sonore del gioco. Per... che posso dire? Come host. Adoro l'utilizzo comunque si dire con il sonore come host dell'anime. E sono cose stupende. Anche i combattimenti sono un botto fatti bene. Quell'anime è stupendo. Gente dice che non è canonico. Che alcuni ci sono alcuni errori nella narrazione. Però a me non frega niente. Sono notizie varie. Combattimenti animati bene. E non come il combattimento di Meliodas contro Escanor. O... diciamo i primi episodi di Dragon Ball Super. Per me va bene. Per me va bene così. Tanto la storia non la so. Quindi se ci sono errori narrativi non ho problemi. Perché non conosco gli errori. E tipo imparare la fisica nel libro di Dimmy Turner, astrofisica per babbè. Intanto già non la sa a prescindere. Quindi se ci sono problemi. Oddio, mi stai chiedendo troppo. Allora, mi pare che ci fossimo arrivati al canonico. C'è il 18. Comunque, ecco gli attacchi con le stelle che intendevo la live precedente. Comunque, oddio, cali di frame rate. Che si arriva a 40, non so per quale motivo. Non so perché ogni tanto calano i frame. Comunque, si è arrivati 18 più i vari giochi di intermezzo che sono quelli non canonici. Più tutti quanti gli spin-off, giochi di combattimento, giochi di corsa alla Mario Double Dash, però con Mario Kart Double Dash, però con le varie fate, i vari personaggi. Sono troppi, sono troppi. Se...
Per ora ho scaricato questo e il 9.5, che è uno in cui ovviamente bisogna scattare le foto e interpreti la tizia Corvo, comunque la tengo. Perché mi cala il frame rate? 34! E, il computer, allora, comunque comincio a pensare che sia non OBS normale, cose qua, ma Streamlabs che fa laggare tutto. Perché sennò, di solito mi fa non so quanti. Cioè comunque FP 60 fissi. Comunque Cold Better Than Hot. Lei è veramente cool. È una tipa veramente cool. Guarda quanto sono fresco. So che sei una tizia veramente fresca. Però se mi chiedo è quello. Ma allora, lei ha il potere massimo, diciamo primavera, estate, da un suo spin-off che c'è tipo Cirno e primavera. Quindi, come posso dire? Perché la dea dell'inverno ha più potere in primavera? Se qualcuno lo sa, me lo spiega perché non ci ho giocato. Per vedere qua che ci sono due spettatori, sono morto. Comunque, tipo, vorrei un attimo capire quali altri franchise, diciamo, ci sono. Vorrei sapere. Le cerchi su Google ce ne sono troppi. Troppi, ma quando ti dico troppi intendo troppi. Ora diciamo che ci sono i primi 5 per PC 98, che è una vecchia console, diciamo. E poi dopo dal 6 in poi sono, diciamo, tutti quanti per Windows. Puoi morire, basta, per favore, ti chiedo soltanto questo. Non voglio schiattare, per favore, madre. Poni fine alle mie sofferenze. Io ho la decisione di giocare in hard, che laggo come lo schifo. Che non so della benedizione massima che potrei avere. Mio Dio, io non mi ci trovo benissimo con cosa però. Con Marisa, visto che è troppo veloce. Però è quella, è utilissima per schivare i proiettili. Tanto sto facendo schifo, però vabbè, poi mi voglio cambiare, mi voglio rimettere Reimu e mi appunto una zanzara. Ah, che palle, pure sott'acqua le zanzare, quando stai a filo d'acqua per non bagnare il tuo povero computer. E vengono praticamente le zanzare a romperti le palle. Non so se ci sia un personaggio zanzara qui, però non mi farei problemi avendo visto tizie tamburo, tizie volpe, tizie gatto, tizie corvo, tizie pesci qualcosa, i K. Non mi farei problemi. Comunque voglio andare su Google e elencherò ovviamente, se vuoi, ti elenco uno per uno tutti quanti i franchise che riesco a trovare. Anche tecnicamente dico soltanto che per quello che so 18 sono canonici, il resto sono tipo spin-off. Quindi non so quanto. Diciamo che per giocarli tutti, praticamente di giochi tra quelli spin-off, non basterebbero 10 vite. O almeno ne basterebbe una, ma se giochi soltanto a giochi di Toho Project. Cosa che io non faccio. Potrei migliorare ancora di più su sto gioco, però è quel. Sto ancora pensando a Pokémon Mystery Dungeon. Oddio, i cali di frame rate. Però non so, è tipo per una patch di un qualcosa. Non riesco bene a capire dove sia la hitbox. Domanda, si dovrebbe vedere la hitbox? Perché quel gameplay che ho visto, sì. Però boh. Comunque, tipo, se vuoi, tipo, ti mando. Scrivo qua in chat, appena schiatto totalmente, il link da dove ho trovato, diciamo, queste versioni qua, dove si possono scaricare senza avere virus o niente, perché. Ok.
Ho sudato l'ira di Dio per trovarli. Tu non puoi capire, certi giorni fino alle 3 di notte, un'intera giornata a cercare il download per sto gioco e l'ho trovato soltanto tipo alle 3 di notte, dopo ore ed ore ed ore di ricerca. Quindi aspetta, se ti ritrovo qua fra i preferiti era tipo salvato. Fan dub, no? Tokyo da, The Tower of... No, aspetta, faccio così, aspetta. Project 6. Che dovrebbe essere questo qua. Ok, sì, è Moriya. È qua, che si può scaricare la versione con o senza patch. Ti posso consigliare un gioco da emulare su Game Boy Color se hai voglia. Va bene, dimmi che gioco potrei emulare. Oddio, perché ho scritto. Ok. Comunque, dimmi che gioco potrei emulare. Please. Che vorrei un attimo capire cosa potrei giocare. Io volevo giocare a. Che posso dire? Mario RPG. Però non. Non c'è in italiano, quindi ovviamente dovrei giocarlo in versione integrale inglese, quindi non so bene come possa essere. Comunque voglio un attimo vedere qua su Twitch quanti spettatori mi dà che stanno vedendo. Ok, no, due. Ok, mi vedo sempre questi. Comunque, poi dimmi qual è il gioco. Ah, non so se Twitch consente con quel nome Shantai. Ah, lo conosco, lo conosco. Lo volevo prendere quando c'erano gli sconti di Steam. Insieme comunque a Portal e altri giochi. E non so, cioè, più che altro ci stanno pure versioni PC, ci stanno un botto di versioni, quindi non lo so. Fammi vedere qua. Oddio, però c'era pure per Game Boy Color, non lo sapevo. Cioè, CBC c'è per Game Boy Color? Mio Dio! Oddio, dai, penso che lo consenta. Non è che se ai livelli del oh mio Dio, quelli nuovi. Penso che questo gioco qua vada bene, dai. Penso che questa versione vada bene. Informo un po' sulle norme di Twitch e vedo, perché se no proverò a portarla su YouTube. Più che altro conoscevo le versioni, diciamo, per PC. Quindi era quella, o tipo che ne so, DS, per farti capire. Non sapevo che c'era già dal Game Boy Color. Mio Dio! Mi hai illuminato. Il primo per Game Boy Color in versione pixelato che risale al 2002. Penso che questo tipo. Penso che la versione per 2002 si possa portare. Cioè, perché non è così. Oh mio Dio, come gioco. Ci sono streamer che hanno portato giochi come GTA 5 in scene pure di nudità esplicita. Quindi penso che questo qua va bene. Poi, oh, grafica del Game Boy. Se mo fai, mi metto a fare. Come posso dirti? Un 8 pixelato e due punti in mezzo ai cerchi. Non penso che mi dicano, oh mio Dio, delle tette. Guarda che multipiattaforma c'è anche per Switch e PS5, lol. Lo so. Io più che altro conoscevo i capitoli più nuovi, diciamo dal 2000, che era 10, 13. Comunque, quelli più nuovi. Comunque, 3DS in poi. Non sapevo che ce ne stavano pure quelli precedenti. DS 3DS. Quindi, non sapevo che ce n'era pure. Dal 2002. Che è vecchissimo come coso. Ecco, voglio provare di Remu e voglio provare con questo qua. Au. Au, ma ci stai pure te, Gods again. Comunque stiamo parlando di portare Shanti, come si pronuncia, che non ho mai capito e non perché non ci ho mai giocato, non ho mai dovuto dire voglio giocare a quel gioco. Però comunque tipo voglio portare, cioè lo potrei portare in live. Più che altro io tipo ci avevo. Ci provo. Comunque io volevo portare tipo dei giochi in live e dicevo vabbè dai me li prendo così. Però a ripensarci due volte mi sa che YouTube o Twitch avrebbero fatti i capricci, che sono tipo Galgan o quel tipo di giochi là. Però
Però penso che Twitch non piaccia vedere tizi orgasmare, quindi è quella no. Terrò per me quella pistola caricata a feromoni. Dai. Vabbè, sono morto. Comunque c'è anche Risky Revenge, Pirate Curse, Alpha Genie Hero, The Seven Sirens. Mica un botto. Vabbè, che sono tipo quei giochi dal miliardo di miliardi tipo di capitoli. Potrei provare a portarne qualcuno, però non so. Ci proverò, vedo subito se riesco a scaricare un emulatore, se il PC non fa come sta facendo adesso, che i capricci su un gioco per Windows 98 non me li fai, computer, capito? Tu non me li fai i capricci adesso. Battiamo Rumia e innuschiattiamo. Ci provo. Se no, prendi più la pozione di Among Us. Ovviamente sarà il piscio di capra, però la chiamerò pozione di Among Us perché non so se la gente si farà stare i problemi. I have very paure, dai. Dai, 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 dai. In normal, cioè, ce la sto a fa. Più che altro, una cosa mia è quella. In normal lo trovo più facile il normal che l'easy. Più che altro perché i pattern sono un po' diversi. Perché io c'ho il tasto quadrato che mi aiuta, anzi è cerchio che mi fa fare delle bombe. Perché io mi scordo della potenza di ste cavolo di bombe? Potrei fare molto peggio, però quella la memoria di un pesce rosso, anche se sono un anfibio, la memoria dei pesci. Dai, come sono sopravvissuto, dai. Non so manco io come sono sopravvissuto. Totto, 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 to. Ok, buttato giù easy. Buttato giù easy il boss. Comunque sul serio pensavo tipo di portarlo quel gioco. Se ne trovo qualcuno così ci provo. Se il computer A non fa i capricci, o B se la connessione c'è, visto che da Godsegen la connessione ha detto che non c'è, quindi non so se potrò streamare in una maniera decente. Domanda, ma sta laggando questa live? Perché se oltre al lag del computer ci metto pure questo, io prendo e mi vado a sparare. Più più più, Wagi della persuasione! Contro delle fatine. Comunque, credo in te, nel cuore mio, Reimu. Ok, dai. Tanto questa qua. Che io poi questa qui, tipo, più che altro l'avevo conosciuta. Questa fatina qua. Nello spin-off di Cirno. Non so poi di quale punto 5 sia di capitolo, però comunque l'avevo conosciuto grazie al suo spin-off. No, 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 no,
Aspetta, ma voi umani non fate questi tipo di versi, giusto? Cioè, comunque, discendete dalle scimmie, quindi penso che festeggiare in questa maniera sia appropriata pure per voi. Non so se è tipo un insulto per gli umani. In ogni caso mi dissocio se qualcuno possa prendere come insulto il fare i versi da scimmia mentre si festeggia. Cucci cucci cucci, cucci cucci cucci, madonna quanto di strozzo. Mio Dio, io voglio fare il culo a strisce. Anche se tipo non sei clown piece, quindi a strisce non penso, a stelle strisce non te lo posso fare, però a strisce e basta te lo faccio a pua. Come quelli che mi stai mandando addosso, a pua! Io mi sto odiando tanto perché sto facendo schifo. Mi dimentico dell'utilizzo del tasto cerchio. Non so poi tipo quale sia la special in questo caso, quale sia l'effetto preciso della special. Puoi schiattare basta per favore, te lo chiedo per piacere. Stupida fata mangia bambini. Tu 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 tu.
Comunque tipo, io sono tipo le fate, se qualcuno crede in me io ce la farò. Dovete crederci tutti. Alzate le mani al cielo e credete nel cuore delle fate. Quello in realtà era nelle fate o nel cuore delle carte, però va bene. Dio santo, Cirno. Comunque io avevo cominciato a vedermi ieri Pop Team Epic ed era un trip di LSD assurdo. Potevo farci tipo dei montaggi per futuri video. Ok dai, ce l'ho quasi fatta, 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 ce l'ho quasi fatta. Dai, 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 non schiatto adesso, non schiatto, mo. Morire da deboli, dying is gay. E infatti Cirne è morta. Nuovo cosa canonica, Cirne in realtà i pece la gnagna. In realtà non lo so. Ma dagli hentai che ho visto penso di sì. Non è vero, non guardo roba su Cirno, tranquilli, non chiamo della polizia, io mi dissocio. Non guardo niente di male. Anche adesso il gioco l'ho conosciuto più o meno tipo grazie a un certo Shikigami di nome Ran. Perché diceva, vabbè, sarà il castigo con una tizia, Kitsune nel tempio e bla bla bla, e invece ho scoperto che c'era tutto quanto sto gioco dietro. Dai, comunque che sto sparando a Gerridi, come insegna Animal Crossing. Queste cose si chiamano Gerridi, sono quei schifi che camminano sull'acqua e rompono le palle nei miei laghetti. Nei miei, sì, diciamo nei punti di incontro di Mifra. Dai, ce l'ho quasi fatta. Dai, non posso morire contro di te. Stupida tizia pigra, stupida. Perché io mi muovo? Sto che c'è da YouTube, forse devo stare fermo, ma mi muovo. Grazie di avermi dato una one up, sarà molto utile, visto quanto faccio schifo. Perché? Ah, ho confuso la fatina con lo sfondo. Perché c'è i capelli biondi e ho confuso una fatina con lo sfondo. Dio santo. Più che altro ricordo tipo quando un mio amico, diciamo, stava tipo un campo scuola e c'era diciamo, un compagno nuovo, tipo di colore, che si divertiva a mettersi nelle stanze buie e spegnere la luce. E quindi tipo ti faceva gli scherzoni in cui appariva tipo così, stava tipo all'angolino della camera dove nessuno poteva vederlo. E poi tipo si metteva tipo a fare urla da demone. Immaginate tipo suoni di zombie di COD. Era un taglio. Quel campo scuola là, praticamente un botto di gente sarebbe tipo morta male. Perché tipo facevano, diciamo, scavalcavano i balconi del nono piano dell'hotel. Non li fossero stati tutti calmi. Porco due. Ah, guarda qua che bello. Sto facendo di uno schifo pazzesco. Più che altro è la mia autoconvinzione del poi dopo non potercela fare nello stage di Pacciuoli. Ah, tu. Dai, ce la puoi fare e basta. Oddio. Sono così e sono. Più che altro ogni tanto c'è un minimo di lag che mi dà un botto fastidio mentre gioco.
anche qui il minimo frame che si abbassa, cominci a vedere che va tutto a scatti. Ti sale il nervoso? Ti sale il nervoso? Il nervoso mi sale, soprattutto perché faccio schifo. Stare a vedere era un cazzo di niente. E già tanto che l'ho tirata avanti per 40 minuti, non ho concluso nulla della mia vita. Ma non pretendevo di concludere qualcosa, quindi va bene pure così. Oddio, ma non so chi stia vedendo la live, visto che nessuno commenta più e che nessuno. Probabilmente lo stanno facendo in modo che non mi disconcentro mentre gioco. Poi comunque lo chiedi alla chat e le lancio comunque. Ok, comunque ho due visual. Ok. Voglio un attimo vedere qua se da Twitch, perché le altre volte la Twitch dà più spettatori. Ottiene tipo di meno, non lo so. Aspetta, voglio un attimo vedere qua. Dai, carica di. Ci credo nel cuore del tuo buco di culo, Twitch. Ok, adesso non mi carica. Ah, beh, no, sempre due persone. Shoot em up. Ok. Ah, ok. Adesso era tutto. Shoot em up. Ok. Comunque me lo segna già, diciamo, i tag relativi a questo qua. Non sapevo se metterlo, diciamo, come Tovo Project normale oppure mette appunto The Embodiment of the Scarlet Devil. Ho deciso di metterlo in maniera più precisa. Così tipo qualcuno volesse vedere questo capitolo in particolare potesse. Dunque cosa? Conte, magari tipo, io poi vedrò la chat, diciamo, con un delay di 2 minuti rispetto a quello che faccio. Oh, tre visual. Poi, hello e benvenuti in questa live da 40 minuti che è aperta, in cui sto giocando nei panni di Reimu, diciamo, una sacerdotessa che deve ammazzare yokai. È letteralmente qua il gioco. Letteralmente il. Oh no, c'è la nebbia! Andiamo a fermare la regina dei demoni. Fine. Diciamo quelle trame belle che stanno tipo classiche isekai fantasy. Quindi. Ma cosa te lo fa pensare che sia difficile? Ma cosa? Cioè. Non lo vedi che è semplice? In realtà sono io che faccio schifo. Più che altro che non so perché nella mia versione. E non c'è sta la hitbox e quindi io devo andare, diciamo, come devo andare intuito. Lancio tiro percezione di 20. Ho fatto 2 con pure il lag del gioco in sé per sé. Cosa è successo? Quindi l'ho fatta fuori oppure no? Ma l'ho fatta fuori oppure no? Cosa è successo? Cosa è successo? Tu voglio vedere, cioè, l'ho fatta fuori, è morta, è viva, è ancora, sicuramente è viva perché comunque la dovrò ribattere. Per quello l'ho fatta fuori come mini boss. Fatto fuori Rumia. Comunque dai. Più che altro, se sto gioco qua tipo, ci vorrebbe fare, cioè, potrebbero farci soltanto miliardi di giochi solo su sto franchise. Più che altro perché ci sono allora tipo comunque questi tipi di giochi qua ci sono diciamo 14 versioni su ognuna con una tipologia di gioco diverso, quindi se voglio provare a portare la versione com'era comunque tipo roguelike, non so ben preciso quale come posso definirla. Però Pokémon Mystery Dungeon con i personaggi di Toho Project. Dai, stavo riuscendo a evitare tutto. Dai, che ce la stavo a fa. Stupida. Stupida e basta. Dai, che non ce la farò mai a buttarti giù.
stupida, ti senti pose. C'è persino uno sprite che ti taglia le braccia. Manco il tuo creatore ti vuole bene. Sempre meglio della tizia dei capelli verdi dei primi capitoli, che non si vedrà mai più. Comunque, va bene, uno se n'è andato, uno spettatore. Una rana toro se n'è andata dalla chat. Resti in paperon dei paperoni. Resti in papero. Madonna, un po' strano, porteresti Super Smash Bros. Crusaders. Non so, non so neanche tipo questa tipologia di. Cosa sono? Tipo dei fangame comunque, questi qua. Che sono dei fangame Smash Bros. Crusaders e Flash 2. Penso che siano dei fangame visto che non l'ho mai sentito nominare. Cosa che se non costano niente o costano poco, potrei pure provare a portarli. Sono un sacco di giochi che potrei portare. E, se poi volete vedere tipo in un futuro molto lontano gameplay, che ne so, sui giochi sulla Switch o su Play 5 quando sarà, dovrò prima assicurarmi di avere almeno due persone che mi guardano. Ho detto famiglia. Aspetta, sono spin-off, ma con la fine di serie. Ah vabbè, allora va bene, cioè penso di poter portare. Ok, l'ho fatta fuori all'ultimo secondo. Comunque penso che li potrei portare, cioè c'è un botto di ciò che vorrei portare. Non so su Twitch quanto successo hanno. Ma neanche Toho Project, né, che ha tutto sto successo su Twitch, più che altro è un capriccio mio personale. Maiden's capriccio. Che posso ancora redimermi da questa battuta di merda e per favore, ti prego, non datemi del normi per questa battuta. Comunque. Ok, ah, fanculo tutto. Comunque sì, penso che lo potrei portare. Dimmi dove li posso trovare. Dimmi dove posso trovare i giochi senza che mi vado magari tipo a infangare in siti loschi. Come ho fatto per questo bellissimo gioco. Io alle 2 di notte che sto cercando Toho Project su siti armeni. Ho nulla da dare contro i siti armeni. Pa 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 pam, palle arcobaleno. Quando c'è le palle blu, io ce l'ho arcobaleno. Il potere dell'amore e dell'amicizia che le rende così. Soprattutto quando è una tizia di frenzona. Ma io ho premuto questo. Su tutti i giochi di One vanno molto. Questo qua non è il del Day One sicuro, però va benissimo. Questo è il 6, siamo arrivati al 18, però che. Twitch i giochi al Day One vanno molto di nicchia, ma con passare delle settimane gli spettri diminuiscono su. Le settimane gli spettri diminuiscono subito. Bella domanda, più tardi dovrò il download, ok? Se no vado un attimo a cercare mo. E posso copiare. Oddio, ti prego. Fammi copiare soltanto sta roba qua. E vado a vedere. Comunque più che altro è quella. Non so in realtà questi Smash Bros. Questi qua dice. Quando sono usciti. Non sapevo manco che esistessero. Tanto io qua mi disegno. Crusader. Forse l'ho visti da qualche parte. Ok, sì, forse qualche skin di Crusader l'ho visto e voglio vedere Smash Bros. Flash 2. Sto vedendo Goku che combatte contro Link.
Ok, ci sta Sora. Rayman lo vorrei pure in Smash Bros. Ultimate originale, comunque come DLC. Rayman lo vorrebbero comunque, già ci sta in Brawlhalla, quindi non penso che lo mettano. Però comunque lo voglio assolutamente. E più che altro è una cosa mia, da quando ho visto tipo le mod sulla Wii. Comunque penso che possa giocare, sono pure i personaggi di Final Fantasy, Naruto sto vedendo qua. Kingdom Hearts e tanta altra roba. Poi proverò a vedere. Provo a vedere poi. Guardate comunque come prontato. Ok, sì, tutto quanto a posto. Cioè, più che altro c'è, cioè, non porteremo. Oddio, giochi che sono usciti da poco, in realtà comunque io non ce l'ho. Questo tipo, vabbè, potrei portare giochi nuovi. Questo tipo, ah, aspetta, la cosa più nuova che ho è Minecraft 1.17.1. E tipo giochi del, non so di quando sia Portal 2. Ah, mi sono fatto 2, potrei provarlo. Cioè, potrei portare, provarlo a portare. Se vi interessa vedere punta e clicca, comunque avventure grafiche, ci posso provare. Visto che non ho problemi. E visto che quel gioco là comunque c'è il giocare di mio, ma mi sono un attimo fermato per vedere se ne vale la pena portarlo in live o meno. Sicuramente no, perché comunque era un po' un pubblico ma di nicchia, ma tipo 2 persone in Italia. Visto che quando ho pubblicato tipo Bester, questo che era proprio basato su Homestuck e su YouTube, ha avuto manco un centinaio di visual, 200 massimo, mi pare. Ed è lungo come tipologia di gioco, e magari tradurre alcune cose diventerebbe impegnativo da portare. Poi se poi non avrò nulla da fare e un giorno mi rompo le palle, potrei provarci. Se per te va bene, se conosci Homestuck, dimmi se lo conosci. Così potrei pure parlare di eventuali tipo somiglianze o cose che ci sono pure, diciamo, in un sacco così. Senza doverti fare spoiler del webcomic. Anche se di spoiler non c'è tanto perché tutto è canonico in Homestuck. Guy Fieri che pisce in una bottiglia. È canonico. Perché sì. Perché sono scene di merda che sì, è quel, boh, è, tecnicamente tutto è canonico. Quindi potrei parlarti pure di, che ne so, per un personaggio che cavalca Shrek e sarebbe tutto normale per i fan. Un po' strano per i meno avvezzi, però per i fan sarebbe roba normale. Ho spostato a destra! Controllo qua. Sto sfondando un controller. Comunque penso che farò durare massimo un'ora sta live. Perché non ci riesco e basta. I miei occhi si stanno rifiutando di funzionare in una maniera decente. Va bene, partiamo all'inseguimento. Yeah. Perché sono andato a destra? Perché sono andato a destra, si era fatto che devo andare a sinistra. Non riesco. Non connetto più. Io dopo un po' di tempo che gioco non connetto. Sborblossom di Sborblossom. Va bene. Una normale persona che fa attacchi normali contro una normale, come posso dire, contro una guardia normale. So che sembrerebbe strano in molta gente, diciamo, che dice oh no, quel fandom strano in cui la gente si dipinge di grigio e boh. È un fandom molto discutibile, però boh, molto secondo per mi tasti al controller. Lo so,
In realtà quella mia compulsività la chiamerei comunque quel... Io che prendo e sclero, provo a mantenere la karma e non riesco, Madonna beduina. Ok, la tecnica di restare fermo non va. Comunque, benvenuto in questo video ASMR. Oggi giocheremo a Toho Project. Porco Dio! Ah, quanto la odio, quanto la odio. Dai, Eod, calma, pace, carini e coccolosi. Fate come se non aveste sentito niente. Per favore, dammi i potenziamenti. Ui, gli mancano dei proiettili in alcune parti. Come non detto. Come un detox, come i frullati che si prendono le mine pancine vegane. Dai, ok, comunque le attacca così arcobaleno. Comunque, oddio, ti volevo dire, vabbè, se vuoi in forma di Swampstack, però se dovessi leggere quel fumetto là, quel webcomic, te lo dico, rimani infognato. Ti giuro, stai anni a... Che vuol dire anni della tua vita? 3 anni per leggere le pagine della B Sacra Bibbia e dei libri di Harry Potter messi insieme? Stanno sui 100.000 pagine con non so quante parole per pagina, che una pagina di quello equivale a... Certe pagine sono comunque 2 parole scritte in croce, altre coincidono con tipo 10 pagine di un libro normale. Non lo fai. Se vuoi te ne posso parlare io, però è quel se ti vuoi infognare seriamente così tanto, dimmelo. Forse non so se tipo hanno finito di fare la versione in italiana di Homestuck. E molte parti in Flash non sono più disponibili. Dato il fatto che Flash Games comunque è stato chiuso, quindi metà delle parti che tipo devi giocare non ci sono. No, in realtà non lo so adesso, aspetta. Quante pagine ha? Guarda, aspetta, te lo dico subito quante pagine ha perché sono troppe. Non basta. Ci ho messo anni per leggere. L'aver tutto in inglese poi l'avevo letto perché in italiano non era ancora tipo tradotto. Oh, many pages. Quante pagine ha? Allora, no, comunque ha sulle 10.000 pagine, diciamo. Anche se molta gente, tipo, se troverai la scritta 4 e una battuta all'interno della community dei paggi, comunque dei pages, che sono una classe, comunque. Sono quasi sulle 10.000 pagine. Sono diciamo sulle 10.000 pagine, non sono tantissime, però sono 10.000 pagine in inglese. Diciamo che più che altro io ho letto Homestuck, più comunque ho visto che sono, diciamo, 8.000 pagine, più cominciato Hiveswap, che praticamente è un gioco comunque, quindi con tutti i dialoghi, varie linee, cose così. E Homestuck 2, se di leggerlo, ok, 8.000 pagine, Homestuck bello, più il seguito che saranno su un centinaio di pagine. Non leggere Homestuck 2, non leggerlo, ti rovina tutto. Prendi un personaggio e stuprano male nel, diciamo, come character design, come personaggio in generale. Ti giuro, è una cosa orribile. Per dirti che un personaggio hanno messo il cazzo perché sì. Mi pare Dragon Maid S, in cui hanno messo il cazzo a Kobayashi perché sì, perché Kobayashi non dovrebbe avere un cazzo. Ecco, la stessa cosa qua. C'è questo personaggio, Jade Harley, che vedrai più, diciamo, comunque nei primi capitoli della storia, all'inizio Homestuck risulta moscio, però è quel,
Ok, bene tutto, però è quel... ti rovinano l'immagine, cioè, rovinano proprio come personaggio nel 2. Lei, Rose, che è un altro personaggio che la vedrai se la cominci, ma è quel... ti rovinano tutto, ma quando dico tutto intendo tutto. Saranno tipo una... quasi 100 pagine di pura agonia, Homestuck 2, quindi non ho... finisce tutto all'uno, il resto è non canonico. Conto come canonico solo Homestuck, il post-canon non esiste, non è mai esistito e mi piace pensare che non esisterà mai un post-canon. Va bene così. Ok, sono morto. Ok, ti dico... oddio, 59, quasi 50%. Comunque è quel... non lo fare, ma non leggere il 2. Stampa di queste parole qua. Proprio, aspetta, non so, indicartelo comunque nella testa, proprio non leggere il 2. Se lo devi cominciare. Ok, Pester Quest. Ci sono alcune. Hanno rovinato Briska in Pester Quest. Devi avere un'introduzione prima di leggerti il fumetto ai personaggi. Gioca di Pester Quest. Se vuoi, più che altro non conoscere solo i personaggi. Se vuoi, comunque vabbè, tutta quanta cosa, leggi di soltanto Homestuck normale. Se vuoi delle cose, ci stavano tipo di vari progetti. Comunque tipo era, mi pare Omega, comunque c'era un qualche progetto stupendo che ha migliorato un botto e ha finito Homestuck. Stupendo. Ma non il 2. Non lo farei mai, te lo consiglio. È agonia pura, è una tortura. È un'agonia, è tortura. Non farei mai leggere neanche il mio peggior nemico. Io vorrei con lei. Neanche il mio peggior nemico lo farei leggere. Hai presente le classiche fanfiction che trovi su Wattpad, su quei siti là? E siti. Come posso dire, quelle classiche cose da bimbi minchia? Ecco, quello là è Homestuck 2. E non mi stupisco perché una di quelle. Una delle scrittrici, comunque, le ha. Del 2 e praticamente ha fatto tipo delle fanfiction molto spicy sui personaggi. Personaggi, diciamo, minorenni. Diciamo che persino il Kaido in realtà tipo si prendeva per il culo sul fatto di una cotta per un personaggio che ho creato io. Però in realtà quella lei è più una cosa ironica. Cosa che tipo nel suo capitolo aveva fatto comunque se si conosco fatto. Ecco. Ah. Immaginati del mettere dei personaggi insieme perché sì, far succedere delle cose senza un senso logico, soltanto perché boh, a un fan amante delle fanfiction molto spinte piaceva mettercelo dentro. Diciamo una nazi femminista, comunista e tante cose finiscono con ista. Che ha voluto tipo rovinare tutto quanto ciò che c'entra con Homestuck. C'è stato il distacco totale dal creatore Andrew Hastie, che adesso sta con... ha fatto una serie, diciamo, tutta nuova di un gioco sempre. Però ancora non ho cominciato, non ho comprato neanche il primo capitolo e prima o poi lo comprerò se qualcuno dice che ne vale la pena. Diciamo che si distacca totalmente da Homestuck, tranne per lo stile grafico fatto con Paint. Che infatti tipo molte cose che troverai sono diciamo pure in riferimento a suoi vecchi fumetti e roba così. Tipo comunque tipo MS Paint Adventure e Problem Sleuth. Sono fatti tutti quanti in mente con Paint e con Flash. Quindi diciamo che se ti aspetti un fumetto dalla grafica della Madonna, no, 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 non è quello. Se ti aspetti cazzate che nella diciamo... primo atto, sia una rottura di cazzo e nel resto succedano 70 cose contemporaneamente, hai trovato il fumetto giusto. Diciamo che paragonerei i primi atti di Homestuck a JoJo che era parte 4, comunque che... roba tranquilla, non troppa roba. Già mi pare dal secondo capitolo cominciavano ad esserci combattimenti. Ok, va in capitolo, atto e atto, diciamo, come fosse tipo versetti, tipo una, prenderlo come la Sacra Bibbia, a un punto tornerei pure indietro, non capire più niente della storia. Ma molte cose saranno roba what the fuck e
Sono, diciamo, tutti quanti i personaggi che troverai, quelli là grigi. Sono tutti quanti, diciamo, riferimenti a, diciamo, tipi di persone su 4chan. Essendo stato fatto nel 2009, è normale che sta roba spopolava. E quindi si è passato, diciamo, da primi capitoli di Homestuck con 4chan, sta roba qua, adesso che è più o meno tipo Reddit. Non è complicato, diciamo che non è complicato, e quel te lo leggeresti tutto quanto di un botto? Sicuramente no. Ci ho provato, sì. Spero che ho messo, diciamo, qualche annetto più, diciamo che era un periodo delle. Quando l'ho cominciato era, diciamo, periodi di esami delle medie, quindi abbiamo tipo terza media, seconda terza media. Quindi diciamo che non ci ho dedicato tutto il tempo che volevo dedicarci. Oddio, sono morto. Però sì, è quel, non è complicato, è più un. Te lo definisco come. Viene definito nel fumetto un clusterfuck, un insieme di cose a caso che però tecnicamente ha senso. Troverai un sacco di, diciamo, cose strane. Roba che probabilmente. Cioè, io l'unica cosa che posso dirti è che il creatore di Homestuck sarebbe un sacco di fangirl e delle ship, perché ha creato un intero sistema di romanticismo, per cui praticamente qualsiasi cosa potrebbe andare bene come relazione. Cosa che io tipo all'inizio tipo, vabbè, che è sta roba qua, oddio quanto è complicato, ci sono pagine, 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 con parole su parole su parole per spiegare il romanticismo tra i vari personaggi e varie relazioni. Che vanno dal più o meno platonico, più o meno così. Quindi più che altro è quel. Metà delle cose saranno dialoghi a caso fra i personaggi. Diciamo più o meno filosofici, con più o meno senso. Poesie fatte su, diciamo, furry cavallo. Non lo so, saranno. Più che altro perché riprendono come parodia dei Brony. Diciamo che ridere un botto in alcune parti. E quel che ti consiglio, se non vuoi perderti nessuna chicca presente all'interno di Homestuck, se te lo devi leggere, leggerlo tutto. Non skippare le parti come molta gente che ho conosciuto tipo a Romix. Che va bene pure, se non c'è tutto sto tempo, vuoi skippare qualcosa, va bene. Però ci sono parti in cui. E quel. Se poi troverai roba online, almeno saprai da dove viene e quale. A cosa, diciamo, cosa cita. Visto che è una community che adora citarsi molto da sola, il fatto di religione, soprattutto in fatto di varie religioni presenti nella community. Oddio, comunque ho quasi battuto Cirno. Però diciamo che come community, per quello che ho visto, non è così stretta così come quella del gioco a cui sto giocando adesso. Che per trovare una versione di un gioco scaricabile e non comprarmi un PC 98 da 2000, console da 2000 euro, ho dovuto pregare iddio, sacrificare 7 agnelli al sacro iddio dell'internetto redditiano, che anzi su Reddit uno aveva mandato il link, però è stato bloccato come persona perché non la pirateria, no. Quindi secondo. I fan di Toco Project, tipo quelli. No, non puoi giocare a questo gioco perché fa male. Cioè, la pirateria è brutta. E poi ci sono tipo i fan qua. Tipo di Homestuck, che sono tipo. Tutto è Homestuck. Vuoi fare un gioco di Homestuck? Fanculo, tieni. Vuoi scaricarti questo coso qua? Anche se tecnicamente dovresti comprartelo su Steam. Tieni, ecco il link. Oppure quel. Eh sì, una. Diciamo, visual novel. Però, cioè, quindi diventi te lo dovresti giocare da te. Ah, pubblichiamo la roba su YouTube, no commentary. Quindi diciamo che come community troverai una cosa molto aperta e tranquilla. Dico, una delle community. Anzi, oddio, su Twitter diciamo che è una community un po' di merda. Hanno dovuto togliere i commenti perché diciamo che la gente a cui piacciono persone, te le chiamerò persone piccole, sono tante. Però è il normale di Twitter quello. E ti dico io che. Diciamo che su Instagram stavo per ricevere foto di mutande da una ragazzina delle medie. Contro la mia volontà.
dico che probabilmente boh, la cosa là del oh no, su Twitter ci sono le persone brutte e cattive, è una cosa normale. Al massimo, tipo adesso trovi su Twitter e se hanno le abilità di commenti, vedi a vedere comunque la gente normale che diciamo non fa parte del team di Homestuck, non è autorizzato. E come posso dirti, l'ingegnere che sta tipo a Team Fortress 2 1 Homestuck 0, community molto particolare, due community di merda che si mischiano perché è schifo. Ok, comunque sta parte qua della boss fight è tranquilla, basta che resti fermo e non mi fa del male. Adoro sta boss fight, quella lì in cui il mio cervello mi dice di muovermi, però se non do retta al mio cervello e poggio il controller non ho problemi. Comunque ho conosciuto tipo un community di persone particolari come che siano un stack tipo i giugali. Non sapevo manco che cazzo fossero i giugali. Se non fosse vero Homestuck, ancora non ho capito un cazzo, ma sembrano tipi a posto. Dai, fammi battere questa qui. Se schiatta adesso, prendo e termino la live. Ok, dai. Mi sa che termino qua. Non so che fare. Termino qua. Come ti chiami? Ok, mi chiamo A. 35%, ho fatto più schifo del resto delle volte, ma va bene. Comunque penso di finire la live così, un piccolo di consigli sul cosa cominciare, cosa non cominciare, come farlo e come non farlo e quel. Se vuoi ci proverò a portare varie cose. Comunque adesso voglio un attimo schisciottarmi qua tipo diciamo i probabili giochi che mi potrei. Che mi hai consigliato così, tipo non me li scordo. Soprattutto i Smash Bros. Ok. Comunque, ok, posso pure finire la live così e beh, penso che finirò così il gameplay e lo wow, niente di nuovo. Comunque, go, goodbye and stay tuned.